Ennesimo ribaltone tecnico da Avezzano. In panchina torna Andrea Liguori, che era stato esonerato dopo l'ultima giornata di andata, quando il presidente Gianni Paris aveva deciso di riaffidare la panchina ad Antonio Meco Monaco, il cui secondo esonero è stato annunciato in diretta dal patron biancoverde su TV6 un quarto d'ora dopo la fine della partita di Tolentino. Esonerato mister Meco Monaco, perché la squadra in queste apparizioni non ha mai mostrato un minimo gioco, e quindi non potevo continuare con la mister. Quando non c'è gioco i risultati diventano un'odissea nel deserto. Ed ancora nella sala stampa della vittoria di Tolentino, Paris aveva aggiunto: vedo che non c'è questa sintonia tra la guida tecnica e la squadra, e quindi credo che sia la logica conseguenza, da massimo dirigente, sostituire l'allenatore. Parole che non sono andate giù all'ormai ex tecnico dell'Avezzano, che in serata ha replicato, sempre tramite la nostra emittente, all'Abruzzo del pallone. Quando poi magari qualche giocatore che non gioca va a lamentarsi e dice che il tecnico non è entrato in sintonia con i calciatori, mi sembra una grave scorrettezza da parte del presidente. La verità è un'altra, che il sottoscritto purtroppo non è stato scelto dal presidente a inizio anno, si è ritrovato un allenatore sotto contratto e purtroppo le ha tentate tutte per risolvere questo problema, per risolverlo. Però poi è normale che se le cose non vanno bene, io le mie responsabilità me le prendo, però se le devono prendere pure gli altri, non dicendo corbellerie e sciocchezze, perché queste non sono assolutamente vere, perché io con la squadra ho sempre avuto un buonissimo rapporto. Sembrava Alberto Conti, già tecnico della Juniores Marsicana, il favorito per la panchina, ed invece la scelta è ricaduta su Liguori, che in questa stagione aveva già guidato la prima squadra per 10 giornate, debuttando con la Vastese e chiudendo la sua esperienza contro il Chieti. Bilancio di una vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. Insomma, un'autentica altalena che in 6 mesi ha compreso un passaggio di proprietà della società e 4 cambi in panchina. La precedente presidenza d'Alessandro in estate aveva scelto Meco Monaco, salvo esonerarlo dopo 4 giornate e affidarsi all'allenatore della Juniores Vaccaro. Poi il passaggio societario con il ritorno in sella di Gianni Paris, che avvicenda Vaccaro con Liguori, e poi Liguori con Meco Monaco, ed ancora Meco Monaco con Liguori. E con la squadra al terzultimo posto e le giornate che passano, la missione salvezza si fa sempre più difficile.